Benvenuti a Fa la Cosa Giusta, la principale fiera nazionale sul consumo critico e gli stili di vita sostenibili in Italia, giunta alla 17ª edizione e che per la prima volta è interamente online. Io sono Sara Ragusa, editor di Terre di Mezzo, e sono qui per presentarvi gli ospiti di questo webinar sui metodi di apprendimento innovativo, come crescere gli inventori di domani. Allora, diamo il benvenuto a Dominic Wilcox, artista eclettico e designer inglese, ideatore di un meraviglioso progetto, Little Inventors, che è una proposta creativa che fa crescere l'immaginazione dei bambini prendendo sul serio le loro idee. Dominic è anche autore, insieme a Catherine Mangaldon, di Il manuale del piccolo inventore, edito da Terre di Mezzo, oltre che di Little Inventors Go Green e Little Inventors in Space. E Carolina Bianchi, educatrice a cui piace miscelare scienza e arte e collaboratrice in Italia di Little Inventors. Ecco Carolina, a te e buon ascolto. Welcome and thank you, Sara. So I start just by introducing a little bit myself. So my name is Carolina Bianchi and as you told me I'm a teacher and I am an educator and I like to mix science and art. And I have a mixed background actually in art and in science. And my goal as an educator is to build bridges, actually instead of walls, between the fields of knowledge and to promote creativity. I'm, as told, the Italian collaborator of Little Inventors. And I'm really happy for that. The journey with Little Inventors started last year when I visited an exhibition in Milan where there were on display the inventions that the children created and then the makers made. And I just thought they were amazing. It was a super powerful tool in order to ignite creativity in children to start creating a better future. So that's why then I decided to become a collaborator of Little Inventors. I'm really happy today to have here with us Dominic Wilcox, which is the chief of Little Inventors. Buonasera a tutti. Prima di passare alla traduzione saluto anch'io tutti i partecipanti e preciso che da questo momento parlerò in prima persona per conto di chi ha già parlato, quindi da questo momento tradurrò ad esempio Carolina e poi farò la stessa cosa con Dominic. Dunque, benvenuti, il mio nome è Carolina Bianchi, sono un'educatrice e provengo da due mondi diversi, quello dell'arte e quello della scienza, che a me piace combinare. Ho un passato professionale che viene un po' da entrambi i mondi professionali. Il mio obiettivo come educatrice è quello di colmare i divari tra diversi ambiti della conoscenza, creare e costruire dei ponti che possano favorirne la comunicazione e soprattutto stimolare la creatività. È per questo che in Italia sono la collaboratrice ufficiale del progetto Little Inventors, piccoli inventori, il che per me è iniziato tutto l'anno scorso quando nel corso di una fiera a Milano ho avuto modo di vedere le invenzioni di tantissimi bambini realizzate da degli artigiani e le ho trovate a dir poco fantastiche. Penso si tratti di uno strumento molto importante per stimolare la creatività nei bambini e favorirne la partecipazione ed è per questo che collaboro con il progetto e sono molto molto felice di avere Dominic presso questo webinar di oggi. Hello, so thank you Sarah and Carolina. Yes, I am an artist, designer and inventor of unusual and surprising things that I either make into real things or I draw them and draw my ideas to communicate to others. Grazie Sara, grazie Carolina. Sì, io sono un artista, un designer, un inventore e di solito invento cose insolite o sorprendenti che poi assumono una forma vera e propria. I've got an example here. So in England, I'm speaking to you from London. Welcome, nice to speak to you. This is a cup of tea. We like drinking tea in England.
Ecco, inizio subito a mostrarvi un oggetto. Come sapete io, o come forse non sapete, io vi parlo da Londra e a Londra ci piace bere il tè. So this is an invention is I don't like to burn my tongue if it gets too hot when I drink the tea. Questa invenzione deriva dal fatto che non mi piaccia bruciarmi la lingua quando bevo il tè. So there's a little switch here and I switch it and this cools down my tea. Quindi qui sul piattino un piccolo interruttore che attiva il ventilatore che va a raffreddare il mio tè. So I'm going to give a short presentation about me and my creative work and how I found that I was creative and enjoyed being creative when I was a young man. Quindi adesso vi mostrerò una piccola presentazione per quanto riguarda il mio lavoro creativo e soprattutto come mi sono approcciato alla creatività, come ho scoperto che mi piaceva essere creativo quando ero un giovane uomo, una persona giovane. So this is a, it is not a very good quality photograph, but this is the only photograph I can find on the internet of my teacher who inspired me to be creative. Questa è una foto in bassa risoluzione, un po' sfocata, ma è l'unica che riesco a trovare su internet del mio insegnante che mi ha ispirato a essere creativo. I recently found in my father's loft the very first creative challenge I was set by my teacher Charlie Holmes. Ed ho trovato di recente proprio nell'attico di mio padre la prima sfida lanciatami dal mio insegnante per quanto riguarda l'arte. And the challenge was to draw a line but to make it more make it creative or more interesting for people. E la sfida era quella di disegnare una linea, ma renderla più creativa ed interessante per altre persone. So this was I drew the line that took a deep breath. Questa per esempio è una linea che prende un bel respiro. And this is a line that coughed. Questa invece è una linea con un colpo di tosse. So I realized that if you can transform a very simple object or thing like a line, then you can do this with anything in the world using your creativity. E quindi ho subito capito che se si riesce a trasformare un oggetto così semplice come può essere una linea, allora lo si può fare con qualsiasi oggetto nel mondo e questo può stimolare la creatività. And then I started to draw some ideas that were based on my observations about people and things in the world. E poi ho iniziato quindi a disegnare alcune immagini basate sulla mia personale osservazione del mondo e delle persone che ci vivono. Yeah, so this was the family poncho. Questo, ad esempio, è un poncho familiare, un impermeabile familiare. This is a snoring solution. The snorer is woken up immediately by their own microphone snoring noise. Questo, ad esempio, è un rimedio per non russare, in cui la persona che russa si sente tramite il microfono connesso e quindi realizza che sta russando. Then I started to make some things, some ideas into real objects, such as this bed that is designed so I can only sleep in one position. Poi ho iniziato a dare proprio una forma concreta, a creare oggetti che rispecchiavano le mie idee, come questo letto che è stato progettato per dormire in una sola posizione, ovvero quella che state vedendo. And I was commissioned to design a pair of shoes, and I designed the world's first pair of GPS shoes. So these, if you could translate that first. Of course, Dami. E mi è stato commissionato anche un incarico, l'incarico di costruire le prime scarpe al mondo con GPS integrato.
So you plot on a map on your phone where you want to go in the world, and then you press upload to shoes, and there is a GPS inside the bottom of the shoes, and the left shoe light points in the direction of your destination, and the right shoe is a progress bar that grows as you get closer. E quindi come funziona? Si imposta una località da raggiungere sul proprio smartphone, dopodiché la scarpa sinistra indica la direzione in cui procedere e la scarpa destra invece indica il progresso dello spostamento, quindi si sa quando ci si avvicina alla meta. This is me inside a car. It is a concept car for the future. This is a driverless car with just a bed inside. You can tell the car where you want to go, and then the car will take you there automatically. And this is covered in stained glass, like you see in churches. Questa invece, questo nell'immagine sono io all'interno di una macchina del futuro, una macchina che si guida da sola e a cui si può dire dove andare. E come vedete l'esterno è ricoperto di vetrate simili a quelle che si possono incontrare in una comune chiesa. And I was inspired by a visit to Durham Cathedral, which is in the northeast of England, about the beautiful stained glass. But I thought, as a creative person, I thought, why do we not see stained glass in three dimensions or different shapes? And then I got commissioned to design my vision for the future of mobility. So I combined the two ideas together. E sono stato personalmente ispirato dalla cattedrale di Durham, che si trova nel nord-est dell'Inghilterra, e io ero affascinato da queste bellissime vetrate silicee e mi sono chiesto perché non vediamo mai queste vetrate in formato 3D. Allo stesso tempo mi era stato chiesto di pensare a un'idea pratica tecnologica del futuro e quindi ho messo le due cose insieme. And... Okay, so I'm going to talk a little bit about how my organization Little Inventors started. It started as a one-off project. I didn't expect it to continue. It was just meant to be a one-off project. And the idea was that I would ask lots of children, hundreds of children, to think up and draw their invention ideas. And then I would ask local makers and manufacturers to turn the most interesting ideas into real things or prototypes for an exhibition in my local hometown of Sunderland in the northeast of England. Quindi mi piacerebbe raccontarvi come è iniziato tutto per me. Molto prima di Little Inventors, si trattava di un singolo progetto per bambini, non era previsto un vero e proprio seguito. L'idea era quella che io chiedessi a centinaia di bambini di creare dei progetti nella loro testa e di disegnarli, e poi avrei proposto i progetti e le idee più interessanti a degli artigiani locali che ne avrebbero realizzato dei prototipi. E tutto ciò avveniva nella mia cittadina d'origine, Sunderland, a livello quindi puramente locale. So I did 19 workshops in 2 weeks, and I showed the children my invention ideas to create a feeling of fun and creativity. And then I simply asked the children to draw their invention ideas. And many children, 450 children took part. E quindi ho in sostanza ottenuto 19 workshop in 2 settimane in cui mostravo ai bambini le mie idee che stimolassero un senso di divertimento e di creatività, e
Poi chiedevo ai bambini invece di disegnare e proporre le loro, per un totale di 450 bambini che hanno partecipato all'iniziativa. So these were the sheets, these were the inventions we collected. There was a space to draw your invention, and then there was a space to write a description of how your invention worked or who it would help. E quindi queste sono per esempio le idee che abbiamo raccolto nell'ambito di questo progetto. C'era uno spazio per disegnare l'idea e c'era un altro spazio per invece per scriverne la descrizione, la spiegazione, soprattutto per indicare chi si volesse aiutare con questa idea. And these were some of the makers in the local area who were interested in bringing to life some of the interesting or fun or crazy ideas. E questi sono alcuni dei realizzatori, dei creatori che hanno voluto dare vita alle idee più stravaganti e divertenti. Then we selected about 20 children and they visited the workshops of the expert makers. And the children explained their idea in more detail and they learned about the skills of the makers also. So it was like a collaboration project. And the adult maker simply is following the instructions of the child who is the client. E quindi abbiamo selezionato circa 20 bambini per esporre le idee ufficialmente ai visitatori, che erano artigiani realizzatori, e quindi in questo processo i bambini avevano a che fare con i realizzatori, capendo di più della loro prospettiva, ma di fatto i realizzatori artigiani stavano alle descrizioni e alle regole dei bambini, li avevano in sostanza come clienti. The ideas. It is. Queste sono le idee. It is a super fast tennis ball. You can adjust the speed of the tennis ball by turning a dial. Ad esempio, una palla da tennis di cui si può programmare la velocità e la potenza. And this was made real by a local maker who put some electronics inside a tennis ball. Ed è stata realizzata da un artigiano locale che ha messo delle componenti elettroniche all'interno della palla da tennis. Am I still sharing the screen? I am still sharing the screen? Yeah. Not quite. Dominic, would you be so kind to try it once again? Okay, yeah, it stopped. Did you see the tennis ball, no? Oh. Not really. Oh, you didn't? No, we didn't. Here we go. I will go back to the tennis ball. That was the idea. And then this tennis ball is brought to life here. Dunque, questa era l'idea di cui parlavo e la palla da tennis è stata realizzata in questo modo. Okay. And this little boy said when he does a good thing but is on his own, he has no one to do a high five with. So he invented a high five machine. Questo bambino, ad esempio, invece, ha detto quando una buona idea o c'è qualcosa di positivo, non ho nessuno a cui dare il 5. E quindi ha inventato la macchina del batticinque. So this was made into a real thing. You press a button and the hand, which was a scan of Oliver, the little boy's hand, this hand moves forward and you can do a high five, a remote high five. E ad esempio basta premere un pulsante e la mano, che tra l'altro è un calco della mano del piccolo Oliver,
viene verso, verso chi l'aziona e dà il 5. Children watch the news, and so this example is a girl called Charlotte, aged 11, and she invented something to take people's homes out of a war zone, to lift the house up out of a war zone in a protective shield, and then it's on wheels and it moves away from the war zone. So this was a war avoiding machine. Questo ad esempio è un'idea della piccola Charlotte, una ragazzina di 11 anni. Sappiamo che i bambini guardano i telegiornali e questa idea è un cosiddetto evitatore di guerre, quindi un prototipo realizzato per sopraelevare le case delle persone su ruote, creando uno scudo protettivo da qualsiasi guerra intorno a loro. And this was made into a beautiful model by an architect, Erin Dixon, and that's her with Charlotte there. And this was made with a beautiful model to really to show Charlotte's idea to the world, and everybody really loved it. E il modello che vedete in questo momento è stato realizzato dall'architetto Erin Dixon. La vediamo nella foto insieme alla piccola Charlotte e ha riscosso un enorme successo. È piaciuto a molte persone. This one was Wendy, who thought that being on a scooter by yourself is a bit boring. And so her idea was to take the whole family out on a scooter. So this is a family scooter. Questa invece è un'idea della piccola Wendy, che pensava che fosse noioso andare in monopattino da sola e quindi ha pensato di portare con sé tutta la famiglia. Dunque, questo è un monopattino familiare. And this was made real by an advanced automotive manufacturer who created the family scooter for real. Questo prototipo è stato realizzato da dei produttori nel settore dell'automozione avanzata. Dunque è stato realizzato proprio in concreto. Five of the objects of these inventions from the first project were collected by the Victoria and Albert Museum, the V&A Museum in London. Which is very unusual for a big, very big national museum to collect these objects, but they really loved the idea of this project and inspiring future generations. Cinque di queste invenzioni del primo progetto sono state raccolte ed esposte dal Victoria and Albert Museum di Londra, che è un museo molto grande e prestigioso, che solitamente non ospiterebbe invenzioni del genere, ma hanno adorato queste invenzioni e soprattutto il loro potenziale di ispirazione per le generazioni future. I found an empty shop on the high street in the town. There were many empty shops, and I covered it in my drawings so that we could prepare the exhibition inside. E abbiamo trovato un negozio vuoto su una strada principale della nostra città e ho iniziato a coprire il negozio con le idee, come vedete, in preparazione del contenuto. This was the exhibition, so we had the objects in the center and then we put as many drawings of the children on the wall. Come vedete, abbiamo esposto gli oggetti al centro e abbiamo messo il maggior numero di disegni possibile sulle pareti. And then I put it on the internet and it went viral around the world, and we had television cameras from CNN or Discovery Channel coming to interview the children. E
Dopo abbiamo postato questi contenuti su internet e c'è stata una risposta mediatica enorme, è diventato a dir poco virale e abbiamo avuto emittenti come CNN e Discovery Channel che venivano ad intervistare i bambini. Yes, we had about 2,000 visitors for the exhibition in a week. Many people came to the exhibition who said that they have never been to an exhibition before. I think art or design is a little intimidating to some people in the public, but inventing is both scientific and creative, and so welcomes everybody. E abbiamo avuto circa 2000 visitatori in una settimana presso la nostra mostra. Molti di questi visitatori hanno ammesso di non aver mai frequentato una mostra d'arte prima, perché di solito l'arte e il design sono qualcosa che può far paura a volte e tenere lontani alcuni visitatori, mentre le invenzioni e la scienza sono qualcosa che invece dà di solito il benvenuto a tante persone e crea più confidenza. I was invited to speak about the project at the United Nations building in New York. So this is a photograph with the family scooter and all of the international experts in the audience. Sono stato inoltre invitato a parlare del progetto alle Nazioni Unite, alla sede di New York. Mi vedete nell'immagine con la foto del monopattino familiare e con i diversi esponenti internazionali. So due to the success of this first project, we started to get emails from around the world of organizations wanting to do the same thing. And so we started Little Inventors, and that was in 2016. And now I'm going to rejoin Carolina, and we'll talk a little bit more about Little Inventors and about inspiring children or adults to become more creative, more inventive, and why that's important. E quindi dopo il successo di questa prima iniziativa abbiamo iniziato ad avere email, si può dire, da tutto il mondo, con diverse organizzazioni che volevano fare la stessa cosa. Ed è così che è partito il progetto Little Inventors, Piccoli Inventori. E in questo momento mi riallaccerò dunque a Carolina e parleremo di come questo progetto va a stimolare la creatività di bambini e anche di adulti, li stimola ad essere più creativi ed inventivi. Okay, thank you, Dominic. I think it was very interesting and very inspiring for the people that are listening to us. And it must be nice to be able to see the world as you do, actually. Grazie, Dominic. Penso sia stato molto interessante e molto di ispirazione per chi ci segue e credo ovviamente che sia bellissimo poter vedere il mondo come lo vedi tu. Okay, so what I would like to talk about is the education in schools, because I'm also a teacher, and I think that the impact of creativity in the school educational system is crucial in order to help children to feel that they can actively change the world. I mean, they will be the protagonist, they are already, but they will be the protagonist of the world that will be in the future. And I think that they should feel empowered to change it and to make it a better planet. They shouldn't feel they are just students or like recipients of information. And I've applied Little Inventors with my pupils at school, and it had a great positive impact in how they perceived themselves, so as creators of contents, of ideas. And I think that's something that should be
present much more in the school, or I mean, in the Italian educational system, but I think in all the educational system, this power and the role of creativity. So I would like to ask you, what's your experience in schools with little inventors? Yes, I agree. Sorry to interrupt, Dominic. I will have to translate for the Italian audience. Scusa, Dominic, tradurrò per il pubblico italiano. Dunque, parliamo dell'istruzione nelle scuole. Io sono anche un insegnante e credo che l'impatto della creatività delle scuole abbia un ruolo cruciale per dare ai bambini la sensazione di poter contribuire attivamente a plasmare il mondo. Penso che debbano veramente essere stimolati a creare un mondo migliore, che non debbano sentirsi dei semplici studenti, persone che ricevono delle nozioni. E quindi ho provato ad applicare la filosofia di Little Inventors con i miei studenti e ho visto che i risultati sono stati straordinari, che si sono sentiti creatori di grandi idee, e credo che concetti del genere dovrebbero essere molto più presenti nel sistema scolastico italiano e in generale. E che ciò sottolinei il potere e il ruolo della creatività. Dunque vorrei chiederti, Dominic, qual è stata la tua esperienza nelle scuole? Yes. Okay, so I think in England there is also a lot of pressure on schools to teach English and mathematics. Penso che Regno Unito, nelle scuole, ci sia un sacco di pressione per l'insegnamento di inglese e matematica, che sono le due materie principali. Yeah. So when I go to schools, there is a lot of words on the walls and numbers on the walls, but not so much drawings or creativity. Quindi quando mi reco nelle scuole, nel mio paese, vedo tantissime parole, tantissimi numeri appesi sulle pareti, ma pochi disegni. But I think the teachers are enthusiastic to do more creativity. They just have a lot of pressure from the curriculum that they have to teach in order to for their children to pass the tests. Eppure credo che gli insegnanti siano entusiasti di abbracciare un metodo più creativo, credo semplicemente che ricevano tantissima pressione per quanto riguarda il rispetto del programma didattico necessario a far passare gli esami agli studenti. But we found that teachers are enthusiastic for their children to take part in Little Inventors, and when I visit the schools, I often hear the children ask the teacher, can we do more of this creativity and do more inventing? And often children say, I want to be an inventor when I grow up. E quindi abbiamo constatato che gli insegnanti però sono entusiasti di incoraggiare la partecipazione dei propri studenti all'iniziativa Little Inventors. E allo stesso tempo vediamo come i bambini chiedano ai propri insegnanti, possiamo fare più in tal senso, possiamo avere più contenuti di questo genere? Oppure bambini che affermano di voler diventare degli inventori in futuro. And just finally, just to say that I agree, Carolina, that children at schools sit very passively and absorb lots of information. They have to concentrate and listen. They do a lot of listening. But I think it's very valuable for the children to be challenged to use their knowledge to come up with new ideas and to be proactive and use their knowledge, not just remember lots of, to use
that knowledge to create new ideas and express them. Dominic, may I ask you to repeat the last bit because it wasn't audible for the translation. So you just said okay. That you to express their ideas after express that it was not audible anymore. Oh yes, and communicate them visually. Thank you very much. In conclusione, sono d'accordo con te, Carolina. Penso che i bambini passino tantissimo tempo nelle scuole ad ascoltare passivamente l'enorme quantità di informazioni e nozioni che ricevono. E penso invece che sia molto importante stimolarli ad usare la propria conoscenza, ad essere proattivi, quindi non solo ricordare le nozioni che ascoltano, ma anche essere in grado di utilizzarle per creare qualcosa, per esprimere le proprie idee anche in modo visivo. Thank you, and I'm really happy that I think that things are changing, and I hope that this pressure that there is on teacher about the curriculum will be a little bit maybe reduced. I mean, of course, it's important to have notions, but to be able to use those notions in order to build something new and to use our brain to be creative and not just good at learning, like to be able to create and to change the world because they have the power to do it. Grazie, penso che le cose possano cambiare. Spero che la pressione sugli insegnanti nella realizzazione dei programmi didattici convenzionali si vada a ridurre in futuro, proprio perché è davvero importante utilizzare le nozioni che impariamo a scuola, utilizzare il nostro cervello per plasmare il mondo in visione del futuro. Okay, I think that one of the most powerful sides of Little Inventors is that the children's invention, at one point, they actually leave the school or the classroom. Because sometimes, I mean, when the creative workshops are proposed in the school, often they stay in the classroom or the teacher decides maybe to show them, but they quite never leave the school. And Little Inventors actually is showing them to the world, which is something really unique and powerful. So what's the reaction of the children when they realize that their invention is out for the world to see it? Dunque, penso che uno dei punti di forza di Little Inventors sia il fatto che le invenzioni dei bambini riescano a trovare la propria strada al di fuori della classe e della scuola. Vediamo che di solito quando si realizzano delle mostre restano nella stessa scuola in cui sono state concepite oppure che vengono promosse solo dall'insegnante. Ma quello che sta facendo Little Inventors è il fatto di mostrarle al resto del mondo e penso che sia davvero unico. Quindi la mia domanda è: qual è la reazione dei bambini a questo fenomeno? Yes, I think it's very important and that we try to build children's confidence, self-confidence. I think as adults, it's very important to have self-confidence in yourself. And children are not used to adults taking their ideas seriously. Innanzitutto penso che sia molto importante stimolare i bambini ad avere fiducia in se stessi. Da adulto lo posso confermare. Ma i bambini di solito non sono abituati agli adulti che prendono sul serio, veramente sul serio, le loro idee. Yes, I was in the exhibition, the very first project, when the little boy called Kai, who invented the tennis ball with the speedy tennis ball, he came into the exhibition and I saw him. And when he looked at his object in the exhibition,
I could see he was amazed, like his imagination had been made real, and lots of people were appreciating his ideas. And I think it gives children a feeling that their ideas and creativity can make a difference in this world, can inspire people. Nell'ambito del primo progetto e della relativa mostra, mi ricordo questo bambino di nome Kai, che è quello che ha inventato la palla da tennis a velocità regolabile, e mi ricordo quando si è trovato alla mostra, mi ricordo il suo entusiasmo nel vedere come la sua immaginazione era stata trasformata in qualcosa di reale e come le persone apprezzavano la sua idea. Quindi penso sia davvero importante stimolare questa sensazione, questa emozione nei bambini sul fatto che possano davvero fare la differenza in concreto nel modo di contribuire al mondo. Also, I just want to show you, so if I go, am I sharing the screen correctly? Yes, this boy here. This boy, if I interrupt you, we're not able to he had an idea for a hamster, a device, a train track to feed hamsters. Dominic, if I interrupt, we're not seeing your images. Sorry if I interrupt. Oh, you're not? Oh, sorry. Sorry, I will do it again. We did for a moment. Okay. I will try again. Yeah. Can you see? Yes, we can. Yes. This boy. You see? Yeah, this boy came up with an idea of a little transportation system to feed hamsters. And it was made real in a 3D animation by an expert animator. Questo ragazzo, ad esempio, ha creato un sistema di trasporto per il cibo del suo criceto, e questo sistema di trasporto su rotaia, come vediamo, è stato presentato con un'animazione 3D realizzata da un animatore professionista. And the teacher told us that this boy is very shy and doesn't speak much at all, but after the after his invention was made, he gave a presentation to 350 students in his school all about the project, the little inventor's project, and the teacher said she found it amazing that he would do that. She was shocked at how much confidence he gained. E gli insegnanti ci avevano detto che questo ragazzo era molto timido, non era di molte parole, ma dopo aver realizzato l'invenzione è stato in grado di mostrare una presentazione dell'invenzione a 350 studenti sul progetto, e gli insegnanti erano sbalorditi nel vedere questo cambiamento. Also, actually, Carolina, I might show the worry shredder. So I'll just, I'm going to go back in. So this idea is the worry shredder. And this is Thomas. And he said he has, like a lot of children, he has lots of worries. He worries a lot. And so he designed a machine that you could write your worries on a card and then put them in the top of the machine, and it would shred them and then give you a little sweet gift, a chocolate, as a reward for doing this. Questo
ad esempio, lo mostro in particolare per te, Carolina, è il cosiddetto Trita Preoccupazioni. Noi tutti conosciamo il Trita Documenti. E questo bambino di nome Thomas, come tanti bambini, ha diverse preoccupazioni e quindi ha pensato di inventare un macchinario che le potesse distruggere. Si scrive la preoccupazione su un pezzo di carta, si inserisce il pezzo di carta e la preoccupazione viene letteralmente tritata dal macchinario e allo stesso tempo si riceve anche una caramella o un cioccolatino come ricompensa e incoraggiamento in positivo. And then we went into the school class, so all of his classmates were lining up with paper in the hand to write their worries and shred them. E siamo entrati nella sua classe e tutti i suoi compagni di classe erano lì pronti con un pezzetto di carta con su scritta una preoccupazione, entusiasti al pensiero di tritarla nella macchina. I will come back. Ok, cambio lo schermo. Okay, sorry, I didn't have the microphone. Okay, so thank you for showing this invention. It's my favorite one. I don't know if I can say, but that's my favorite one. That's true. And we are talking about children, because usually creativity is associated with the children. But I think that even if we as adults start to train our creativity or the way we see the world, that can make a great impact on our life. And the first question I want to make you is, why do you think creativity is often associated with the children? Ok, scusa, non avevo il microfono aperto, Dominic. Ti ringrazio per aver mostrato questa invenzione che assolutamente è la mia preferita. Ora, passiamo a un'altra domanda. Di solito diciamo che la creatività è un concetto associato ai bambini. Io però penso che anche noi adulti potremmo stimolarla per permettere che la creatività abbia un impatto positivo sulla nostra vita. Ma mi piacerebbe chiederti, perché pensi che la creatività sia associata ai bambini? I think creativity requires our people to think outside of the predictable line of thinking. You need to think out of the box, or think differently, or think in a surprising way. And children do this naturally. And over the years, as we grow older, our thinking becomes more in a one line and not open like children. So we can learn as adults, if we want to be creative, and think of more ideas and solve more problems, we can take inspiration from the approach children take to creative thinking. Credo che la creatività abbia alla base il concetto di pensare in modo libero, di non seguire una singola linea di pensiero, ma di pensare piuttosto fuori dagli schemi, in modo diverso, in modo sorprendente. E i bambini hanno la tendenza a farlo in modo naturale. E più passano gli anni, per noi, man mano che cresciamo, più tendiamo a pensare in linee rette e non in modo aperto. Dunque, penso che possiamo imparare tantissimo dai bambini e trarre ispirazione dal loro modo di pensare per risolvere effettivamente più problemi nella nostra vita. Thinking is that if we as adults want to be more creative, we need to reveal and take away
the layers of the layers of protection of our creativity that is inside us. For example, we worry about what other people might think of our ideas. We become very self-conscious. Maybe at school or in the workplace, someone said, I don't like your idea. Your idea is not very good. And so gradually we get these layers hiding our creativity, and we need to reveal them to become more creative. Credo che se vogliamo essere più creativi come adulti dobbiamo innanzitutto iniziare a rimuovere gli strati di protezione al di sopra della nostra creatività, della creatività che poi in ognuno di noi. Ad esempio, noi tendiamo a preoccuparci tantissimo come adulti di quello che pensano gli altri. Probabilmente in passato ci è successo a scuola che qualcuno ci abbia detto «non mi piace la tua idea». E quindi questo è un ulteriore strato che si è aggiunto nella nostra mente. Abbiamo accumulato strati su strati e l'unico modo per dare spazio alla creatività è quello di liberarcene. Thank you. So I think you already answered to the question I wanted to ask you, which was how as adults we can try to train our creativity, and that's already answered. translation. Grazie Dominic, in realtà penso tu abbia già risposto a quella che sarebbe stata la mia prossima domanda, e quindi come facciamo noi adulti ad allenare la nostra creatività? I think there are many methods you can use to become more creative. I think one good thing is to think of an idea or be creative in small ways, but every day. So the longer time you leave between being creative, the more difficult it is to go back and start being creative. I think we leave too long time and we forget about our creativity. So creativity is like a muscle, and if you don't use it, you can lose the muscle. So regular little exercises in creativity will give you the confidence to be creative. Penso ci siano diversi metodi per stimolare la nostra creatività. Credo che sia importante esercitare, praticare la creatività, seppure in modo piccolo, a piccoli passi, comunque in modo frequente, ogni giorno. Più pause ci sono tra uno stimolo creativo e l'altro, peggio è, perché tendiamo a dimenticarci della nostra creatività. Possiamo dunque paragonarla ad un muscolo. Se non viene usato, si perde il tono muscolare. Quindi consiglio degli esercizi regolari per allenare la creatività. Thank you. And yes, I think it's really important also, because I think that being creative or being able to see the world in a different way can make a difference in our everyday life or even at work, for example. Maybe sometimes we face problems that we think we can't really solve, and then we just need another way to see them in order to maybe overcome them. Grazie, penso che sia molto importante stimolare la creatività per vedere il mondo in modo diverso, per quanto riguarda la nostra vita quotidiana, ma anche quella lavorativa. A volte tendiamo a vedere problemi, a non vederne le soluzioni, quindi penso che questo sia un buon modo di ovviare, di raggirare l'ostacolo. I think that
Creativity is not just for artists and designers. Creativity is within all of us and is very useful, a useful skill to develop in order to solve problems, come up with ideas that make your situation better. Whether you're a chef or you are working in an office, you will always be helped by the ability to solve problems by thinking differently than the predictable answers. We need to start thinking in new and surprising ways. Credo che la creatività non appartenga solo ad artisti e designer, credo che la creatività sia davvero parte di tutti noi, che sia un'abilità di risolvere problemi in modo migliore. Abbiamo bisogno di creare più idee per rendere situazioni della nostra vita molto più piacevoli. Non importa che se si è un cuoco o si lavora in un ufficio, in qualsiasi situazione il problema verrà risolto in modo migliore se ci si distanzia dalle risposte più prevedibili e si espande il pensiero. E abbiamo davvero bisogno di farlo. Thank you. I agree with you. And I would like to introduce the last topic, which is how creativity can impact our planet. In this meaning, so we are facing as humanity many challenges. For example, regarding our planet. So, for example, the global warming, or the loss of biodiversity on our planet, or the ocean pollution, just to name some. And I think that creative solutions can really, of course, make a difference in order to heal the world, to heal our nature and our planet. And I wanted to ask you, what's the commitment of Little Inventors in this regard? Yes, grazie. Thank you very much. Grazie, sono assolutamente d'accordo e mi piacerebbe affrontare il prossimo argomento, ovvero qual è l'impatto della creatività sul pianeta. Sappiamo di dover affrontare diverse sfide, il surriscaldamento globale, le leggi della biodiversità o l'inquinamento degli oceani, per citarne alcune. E credo che le soluzioni creative possano letteralmente curare il pianeta per il futuro. Dunque voglio chiederti, qual è l'impegno in tal senso a livello ambientale, quindi, di Little Inventors? Yes, we do a lot of projects and challenges on the theme of the environment and global warming, or helping reducing pollution. For example, we are currently in Canada challenging Canadian children to come up with inventions to make the ocean cleaner. And we are working with UNESCO in Canada, and we will make some of those ideas into reality. And that is to celebrate the United Nations decade of ocean science. So children can be part of very big scientific influential projects through Little Inventors. We also have the Little Inventors Go Green book, which is in English. Hopefully it gets translated into Italian. And yes, so we do a lot of challenges on the theme of renewable energy, pollution, the oceans, etc. Abbiamo tantissimi progetti e sfide in favore
in favore della tutela dell'ambiente e ovviamente per ridurre anche l'inquinamento. Ad esempio, al momento abbiamo invitato bambini canadesi ad inventare modi di ripulire gli oceani, e questo in collaborazione con l'UNESCO in Canada. Realizzeremo tantissime invenzioni, trasformeremo tantissime invenzioni in realtà, e questo per festeggiare il decennio di scienza degli oceani delle Nazioni Unite. In questo modo i bambini possono essere parte di un progetto scientifico di grande importanza. Abbiamo inoltre realizzato il cosiddetto Go Green Book, il libro ecologico di Little Inventors, per ora disponibile in inglese, che spero verrà tradotto anche in italiano. Quindi sì, abbiamo diverse iniziative all'attivo in tal senso. Thank you, Dominic. And I think that following this last topic, I would like to draw my conclusions. So I think as teachers, as parents, as human beings, we should really trust the power of creativity, and we have to start believe that things can change. So of course we need to be able to see problems in another way. Maybe it can be harder sometimes, because maybe we feel that thinking outside of a box is really difficult, but I think that the first thing we have to do is believe that there is a solution and things can go better, actually. And we have the power, and also I'm talking to the young people in the audience. I and we as Little Inventors, we believe in you and in your creativity, in your ideas. Never feel too little to be able to change things, and believe in what you think and in yourself. That's my wish. Sì, per quanto riguarda questo argomento, grazie Dominic, vorrei appunto trarre delle conclusioni. Penso che da insegnanti, da genitori e in generale da esseri umani sia importantissimo avere fiducia nel potere della creatività, e soprattutto credere che le cose possano cambiare. Come abbiamo già detto, spesso tendiamo a pensare ai nostri problemi o abbiamo difficoltà a pensare fuori dagli schemi, ma davvero il primo passo per cambiare le cose è quello di credere nel cambiamento, nel fatto che le cose possano migliorare. Quando parlo di noi, includo anche e soprattutto i membri del pubblico che ci sta seguendo e anche i membri più giovani di questo pubblico, i piccoli inventori. Sappiate che noi, io e lo staff di Little Inventors, noi crediamo nelle vostre idee, nelle vostre iniziative, quindi non sentitevi mai troppo piccoli, non abbiate paura del cambiamento e delle vostre idee, credete in voi stessi. Should I speak? If you want, Dominic, sure. Okay, yes, well, thank you. Thank you, Carolina. It was great speaking with you. I think that the children and the adults can make this world a better place through their creative thinking and also their actions. And I think even though the world has many problems, then we should be optimistic, because the new generation is coming with their great ideas. Thank you. Grazie, grazie mille Carolina, grazie mille Sara, è stato un piacere parlare con voi, e assolutamente penso che sia i bambini che gli adulti debbano essere stimolati al pensiero creativo e a poter cambiare il mondo tramite le proprie azioni. Sì, sappiamo che il mondo ha tantissimi problemi, ma credo che sia importante essere ottimisti. Ottimisti circa il fatto che la prossima generazione arriverà con un sacco di buone idee. Quindi grazie mille.
Allora, grazie a tutti, grazie a Dominic e a Carolina per l'interessantissimo incontro e grazie a Francesco per la traduzione. Vi consiglio di andare a guardare il sito littleinventors.org perché ci troverete tantissime altre invenzioni e potete anche caricare le vostre, quindi se volete essere più creativi prendete degli spunti da lì e provateci perché secondo me ne vale la pena, è divertente. Mi chiedono, scusate, una domanda dal pubblico, mi dice se in Italia ci sono, Noemi Ciano, scusatemi, in Italia ci sono delle occasioni di incontro con Little Inventors? Lei è una mamma di una bimba di 6 mesi, che forse è ancora troppo piccola, ma le piacerebbe scoprire meglio questo mondo. Quindi lascio un attimo la parola a voi per quest'ultima domanda e poi chiudiamo. So a member from the audience, Noemi Chano, is asking if whether there are any encounters or any possibilities in Italy to get closer to the world of little inventors. She's the mother of a six-month-old baby. She might be still very young, but I think it's very important to her to discover this new world. Are there any initiatives? Okay, rispondo io in italiano, or should I answer in English? I don't know, maybe I answer in Italian, because it's Noemi, she's Italian, I don't know. In Italian. Yes, please. Okay, allora grazie mille per la domanda e per l'interesse. Il tempo vola, quindi la bambina sarà presto un'inventrice, bambina, giusto, ho letto, bimba, sì. Allora, già in realtà purtroppo data la situazione del Covid, mi riferisco anche, insomma, interagendo con Sara, avremmo dovuto essere presenti in realtà alla fiera, però chiaramente non è stato possibile, quindi già quella sarebbe stata un'occasione, insomma, per potersi conoscere. Però sicuramente ci saranno delle occasioni e io suggerisco di tenersi aggiornati tramite il sito web che appunto prima anche Sara ha consigliato di visitare, quindi sicuramente ci saranno. Speriamo anche che le cose si sistemino in un tempo abbastanza così, non so, cerchiamo di essere ottimisti, insomma. So I'm going to answer this question. Thank you very much for your question and for your interest. Well, what can I say? Time flies. So your baby will soon be a little inventor. Of course, we had scheduled some initiatives. It wasn't unfortunately possible for them to take place due to COVID. We should have been present at the exhibition. But there will surely be initiatives in the future. I recommend to keep yourself posted through the website that Sara mentioned. But yes, we hope that things can get better very soon, and let's be optimistic about that. Benissimo, vi ringrazio ancora tutti e vi ricordo che il programma di Fa la Cosa Giusta è ancora molto ricco, quindi andate sul sito falacosagiusta.org dove potete trovare tutto il calendario degli appuntamenti e iscrivervi agli altri webinar. Grazie ancora a tutti e buona serata. Grazie. Bye. Bye. Grazie, arrivederci.